celebrano la vita le proposte arrivate presso la sede dell'Associazione Culturale Creazione e Immagine per concorrere al Fashion Contest che costituisce il nucleo portante del progetto Moda Movie. Quasi 90 bozzetti, fra i quali la commissione di esperti, riunitasi lunedì pomeriggio e presieduta dal direttore artistico Sante Orrico, ha individuato i 15 stilisti, più 3 riserve, che realizzeranno gli outfit per la serata conclusiva, in programma il 13 giugno al Teatro Rendano di Cosenza, per aggiudicarsi il premio Moda Movie 2022. Un tema particolarmente attuale, In Bloom, moda e cinema, tra bellezza, fragilità e rinascita, che ha raccolto il favore del vice sindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro. Alcuni particolarmente creativi, direi, hanno acquisito proprio il messaggio che si voleva mandare di fioritura, di un messaggio di rinascita, quindi sì, assolutamente. Credo che ci siano tanti talenti, ho visto che molti bozzetti sono opera di ragazzi non soltanto calabresi, questo vuol dire che la manifestazione, l'iniziativa ha adesso una valenza nazionale ed è sicuramente un orgoglio per la città di Cosenza. Un applauso sicuramente a Sant'Enrico che continua questo messaggio di culturale, direi, per la città e di rinascita oggi. In Bloom. Sono molto contento, è il terzo anno che siamo in questa situazione così balorda, per 2 anni l'abbiamo fatta a settembre, rinviata a settembre da giugno. La cosa più impressionante, ma l'avevo già notato qualche anno fa, soprattutto su a Roma alle sfilate romane, e gli africani. Gli africani, cioè, sono bravissimi, sono, mi ricordo io da ignorante in materie che sono, però vista l'esperienza di questi anni, mi ricordo pure quando ero più giovane, cioè i calabresi, i siciliani, cioè il meridione andava forte come artigianato. Oggi sta scomparendo, peccato, l'artigianato, questo è un vero peccato. Però ecco, io l'ho trovato lì, soprattutto in questo paese, questi paesi dell'Africa sono straordinari, fanno delle cose fantastiche. L'appuntamento è per il 13 giugno al Teatro Rendano di Cosenza con Moda Movie 2022.